Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar del Forum per la finanza sostenibile organizzato in collaborazione con S&P Global Ratings sul tema della sostenibilità delle banche, in particolare su come valutare la sostenibilità delle banche. Sappiamo che è fondamentale il ruolo delle banche, che sono spesso il primo interfaccia sia dei clienti retail, delle PMI in particolare, in prima interfaccia del sistema finanziario. Quindi ci sembra molto importante oggi approfondire questo argomento appunto della sostenibilità del settore bancario. Abbiamo un programma molto ricco, quindi passerei subito la parola ai primi relatori. Quindi Paola Valentini, Director Market Outreach di S&P Global Ratings, e Pierbris Helsing, Director Sustainable Finance di S&P Global Ratings. Grazie Arianna, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie al Forum per la Finanza Sostenibile per averci permesso di collaborare su questo tema a noi molto, molto caro. Sono Paola Valentini, appunto come ha detto Arianna, mi occupo delle relazioni con il mercato per S&P Global Ratings in Italia. Prima di addentrarci nella valutazione di sostenibilità di una banca, volevo fare una breve introduzione per aggiornarvi sul percorso di sostenibilità che S&P Global Ratings ha intrapreso negli ultimi anni. E devo dire che ci sono state molte iniziative, molte novità che abbiamo sviluppato, soprattutto nel corso degli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni S&P ha deciso di intraprendere il percorso della sostenibilità portando avanti 2 direttrici parallele. L'analisi dei fattori ESG nell'ambito dei rating di credito, ovvero il loro impatto materiale sull'affidabilità creditizia di un emittente. Questa analisi viene effettuata dagli analisti dei rating di credito e si esplicita attraverso la pubblicazione per ciascun emittente dei cosiddetti ESG Credit Risk Indicators, che abbiamo introdotto alla fine di novembre e implementato fino ad ora per i settori corporate, infrastructure e banche. Precedentemente a ottobre abbiamo pubblicato i criteri ESG e un articolo sull'importanza della materialità dei rischi e delle opportunità ESG nell'ambito dei rating di credito e delle valutazioni ESG. Abbiamo anche pubblicato delle ESG report card per ciascun settore. La seconda direttrice invece è quella delle pure analisi e valutazioni ESG che abbiamo sviluppato a partire dal 2019, quando abbiamo introdotto la ESG Evaluation, ovvero un'analisi di sostenibilità sulla capacità di un'entità di gestire i rischi e le opportunità ESG. Da allora abbiamo condotto più di 100 analisi ESG, alcune sono state pubblicate, sono diventate pubbliche, altre sono rimaste confidenziali su scelta dell'emittente, su appunto entità appartenenti a differenti settori. A partire da gennaio di quest'anno abbiamo esteso la copertura delle analisi di sostenibilità anche al settore bancario e a marzo abbiamo pubblicato la prima ESG Evaluation per una banca italiana, ovvero Volksbank. Di fatto stiamo parlando, noi la chiamiamo ESG Evaluation, ma stiamo parlando di rating di sostenibilità o ESG rating come vengono comunemente chiamati dal mercato. In aggiunta alla ESG Evaluation, negli ultimi 2 anni abbiamo sviluppato e implementato metodologie e criteri per assegnare second party opinions a tutte le attività di finanziamento ESG, come bond, loans, operazioni di finanza strutturata e project financing, sia sul framework che sulla singola transazione. Per natura è importante sottolineare che per la natura dell'analisi e anche l'orizzonte temporale stiamo parlando di due tipologie di analisi differenti. L'analisi dei rating di credito, che è un orizzonte temporale di medio termine, quindi 3-5 anni, e va a analizzare solo l'impatto sul merito di credito di un emittente. L'analisi invece di sostenibilità, che è un'analisi olistica di un'entità dal punto di vista delle opportunità e dei rischi ESG. Queste due analisi vengono condotte all'interno di S&P Global Ratings da due team di analisti differenti: gli analisti di rating di credito, come Francesca Sacchi, che ascolteremo al termine della tavola rotonda, e gli analisti della sostenibilità, come
come Pierre Bryce Elsing, che parlerà subito dopo di me. Entrambi i team collaborano sulle analisi di sostenibilità quando andiamo ad analizzare un'entità che ha già un rating da parte di S&P, in modo da sfruttare la conoscenza approfondita maturata attraverso l'analisi di rating. A questo punto lascio la parola a Pierre Bryce, uno dei, appunto, come ho detto, uno dei nostri analisti del team di finanza sostenibile, il quale vi condurrà attraverso alcuni case study nel vivo dell'analisi di sostenibilità di una banca. Grazie mille, buongiorno a tutti. Unfortunately, I'm not able to take this presentation in Italian, so excuse me for that. But as what I was saying, the idea for me now in the next 20-25 minutes is to present how at S&P we look at banks from a pure ESG standpoint. So as a matter of introduction, briefly, my name is Pierre-Brice Helsing. I'm a director in our sustainable finance teams in S&P Global Ratings. And I've been at S&P for about a decade. I come from the credit side, as Francesca, which we'll hear later, but I've transitioned to our recently established or fairly recently established sustainable finance team a year ago. As Paula was saying, sustainability is being increasingly embedded across S&P Global's division. There are various product and analysis being carried in various parts of the organization. You have indices among market intelligence. There is the data set of true cost, for instance, showing, for instance, carbon intensities, and we have ESG scores. What I will focus today is what we do among ratings and in particular ESG valuations. Within the sustainable finance team, which is part of the rating division at S&P, we carry analysis, pure ESG assessments on a corporate basis, which I will discuss today, so ESG valuations. But we also, as Paula was saying, provide second party opinions on bonds and financing frameworks. But today I will focus only on the ESG evaluation part. And again, as Francesca was saying, S&P is known for focusing historically for over a century on credit factors. So basically analyzing the capacity of an entity to meet its obligation, financial obligation, in full and on time, so default risk, while we also analyze ESG factors. And obviously both go hand in hand. What I will focus today is what we call ESG evaluations. So the scope of the analysis there is to assess an entity's capacity to operate successfully in the future, grounded on how ESG factors could affect all stakeholders. So it's a very broad scope, broader than ratings in terms of the stakeholders. So we look beyond creditors and look at employees, customers, the society as a whole, shareholders, and various materialities and externalities that an entity could have. Some factors in the ESG evaluation, in the scope, are obviously shared with the credit rating assessment. For instance, we're going to talk about banks today, so if we look at transition risk, for instance, in a bank portfolio, that's something that's going to be very relevant from an ESG evaluation standpoint in terms of potential externalities. But obviously, it's also very relevant from a credit standpoint in terms of potential credit risk. So I'm sure Francesca will have the opportunity to comment more on that. But today, again, just to be very clear, I will focus on the ESG evaluation, so the pure ESG assessment we do. So let's kick off. So to start off, what is an ESG evaluation? As I said, it's not a credit rating. The scope is different, but the way we do it is not entirely different. So it's not a formulaic exercise or a questionnaire. It's a cross-sector relative assessment of an entity's sustainability, meaning that we assign scores from 0 to 100. If we assign a score of 70 to a bank, the idea is that it's the same assessment of sustainability and it's the same ESG risk and opportunity management than a mining company with a score of 70.
So it's comparable across sectors, and it's a very comparative analysis. So there is we use performance indicators and quantitative data. There's a lot of data we can leverage on, but it's also a very qualitative assessment. So again, it's not a formulaic exercise where if you have a certain policies, you get 1 point, and if you don't, you get zero. What we aim to do is to look at specific entities' exposures to ESG risk and opportunities and how it manages those risks compared to other entities, so the entire industry, but also a set of close peers we always have when we do an assessment. And I come back to that more in practice. And importantly also, it's a joint exercise between us and the entity we assess. So there's always a lot of dialogue across the process with sustainability teams usually, but also with board members. I'll come back to that. And it's a joint exercise we do with the rating team. So always when we do an assessment, we sit together with the credit rating team, which has the expertise of the entity, the sector, the country. So if we do an assessment on an Italian bank, we have the Italian credit team with us. And as a rating is available on a confidential basis or public, and the client decides whether or not to go public at the very beginning. In short, what are the key building blocks of an ESG evaluation? The ESG evaluation score, so 0 to 100, is a combination of an ESG profile adjusted up or down with a preparedness assessment. The ESG profile is our way to look at an entity's, so if we look at banks, because today we're going to talk about banks, and I'm going to use Banca Popolare de Alto Adige as a case study. If we look at a bank, we look at the observable ESG risk and opportunities, the exposures, and how the entity managed those ESG risk and opportunity compared to others in the industry. And again, it's informed by data, quantitative data, but as everyone knows, in the field of ESG today, data is an evolving topic. So there's a good amount of qualitative overlay on top of that and comparison across the industry. And that is the profile. So how is the entity doing today and in the short term to manage those ESG risks and opportunities? Preparedness is a much longer assessment we do, usually informed by a meeting with a board member, usually the chairman, but ideally at least an independent board member, to understand how a bank anticipates long-term disruptions and opportunities, ESG, but also beyond. You know, it could be technology, for instance, digitalization, very relevant for banks. How those are identified, analyzed, and embedded in the strategy to, again, come back to this idea of long-term survival of the entity. So we look much longer. I'll come back to that. It's more theoretical, but I show some examples later to help you understand how this works. And the final score is the evaluation score. Here, just so you do understand how it works, so there is a final score, the ESG, focusing on the profile. The ESG profile is a combination of an environmental profile, social profile, and governance profile. They all have different weights. We put a bit more weight on governance because we think at the end of the day, it's what's most important, again, in this long-term perspective. And each profile is built on a sector or region starting point and an entity-specific assessment. I will start with the sector region starting point, be quite brief there, and then we can focus, again, using Volksbank as an example, on how we look bank by bank, if I focus on the bank side. So the starting point is a combination of sector and region. So starting with sector, we have for all sectors published a risk atlas. So we have analyzed in all those industries how exposed we think they are to environmental and social risks. Banks, we think, to be very simple and short, given the amount we have, we think banks sit a bit in the middle in both E and S because they finance the economy.
So banks are exposed to climate change, they're exposed to conduct risks, they're exposed to customer issues, ethics, cyber. I come back to that. Because of that, we believe that they have an average E and S sector risk exposure. So they start a bit in the middle versus the other industries when we look at a bank. Obviously, you will see that, for instance, oil and gas is much more exposed to environmental risk, in our view, and mining to social risks. That's kind of obvious. But this is explained in a separate article, which I will share later in case you want to have a look. On top of that, we do regional assessments also. So we will adjust the sector starting point for regional particularities. Could be natural disaster, social context. I go quite fast. Obviously, Italy is quite low risk in our view for both natural disaster and for social aspects. And then we have a governance assessment also, which is country-based, where again, Italy ranks quite high, which is the starting point for an entities assessment. So now, focusing at Volksbank, in this presentation, you have a link to the actual report, which is relatively short. It's 5-6 pages. And we'll explain our analysis on the bank. But focusing on the starting point, Volksbank is a pure Italian retail bank. So in that context, or universal bank, so in that context, its starting point is 35 on environmental, 38 on social, and 27 on governance. That would be, in theory, the same for any bank that is just exposed to Italy. That's the standard part of the assessment. Obviously, for a larger bank, we would do a blended assessment, obviously, to where those banks are exposed. I'm backing up also just to give you some insight on the bank assessment, because I didn't cover that in the intro. As Paola was saying, ESG valuations we've launched in 2019. For banks, we started this product last year. And so far, we've assessed around 13 banks. To give you an idea, we have public report on HSBC, UBS, ING, Swedbank, for instance, in Europe, but also so Volksbank in Italy. So it's a very broad range. And the methodology for us allows, again, to look beyond standards and to adjust the assessment to the specificities of smaller, larger, regional, specialized institution because it's comparative. But this starting point, as said, is the same for any bank in Italy. So that's the starting point. Now we'll focus on Volksbank in particular and how we look at their E, S, and G profile. You'll see that our different scores are a combination of 12 factors. They are the same across industries. So when we look at the environment, we look at greenhouse gases, waste, water, biodiversity, for instance, and you have other factors in the other areas. But obviously, their materiality would be very different. Obviously, if you're a bank, greenhouse gases, we think transition risks are important. Safety issues, we see maybe less material than if you are a mining company, for instance. So for each sector, we have analyzed what we think are the key issues, and that guides our analysis. So again, there is a report we publish for each sectors, which is called Key Sustainability Factors. There is one for banks. You have a link at the end of this presentation, which will debate on what we think are the key issues really for the banking market. And for us, climate change, obviously, is key through transition and physical climate risk, mostly in the lending and the investment part of the banking business model. Workforce, very important. Banks are workforce heavy entities. So the management of diversity and workforce issues, safety also to some extent, mental health are important. Customers, extremely important, so a key area of focus. And then everything related to conduct, AML, ethics, and cyber, not least, a growing area of concern. So those, for us, are the key issues in the banking segment.
That drives the weight, basically the materiality of those factors drives the analysis. So it means that, for instance, on the environmental side, we put more emphasis on greenhouse gases because we think those factors are more impacting now. It could always change and it depends from an entity to another, but as a rule, we tend to put more focus on greenhouse gases, on E. And on the social side, we put more focus on customers and workforce aspects and, for instance, safety. It doesn't mean we don't look at it, obviously we do, but in the scores, that's gonna drive more of the actual scoring. Staying a bit theoretical before going back to Volksbank, across all industries, we look throughout the value chain also. So for any entity, we would look at upstream ESG risk and opportunities and downstream, and the importance of those various levels would vary. So for a bank, we actually think that the downstream is very important. So what is financed? So obviously, if I take the environment as an example, we will of course look at a bank's own energy consumption and own emission. There's a lot of data to use around that. But at the end of the day, what we think is really important is what the bank finances. So finance emissions via lending or via investments. So that means that again, we put more focus on the downstream, on the environmental side. On the social and governance side, there the bank itself is equally important, we think, in how it manages its own social and governance risks and opportunities. But we also look at how those are factored, again, in lending or in investments, in investment decisions. And how we do that, again, theoretical, but then I come back to practically for Volksbank. We will look at the bank's exposures to, say, environmental risks in the lending book. And then we work a lot with policies, look at the tools the bank would have to incorporate ESG factors, so via exclusions, restrictions to certain sectors, but also not least via engagement with its clients or investments, and via various tools and policies, for instance, credit people would use when they assess a new client before granting a loan. We would look basically and compare across the banks. And obviously also we look at product and services, the kind of green lending, for instance, the share in the total lending and the ambitions of every bank. So this was the theoretical, now I'll be a bit more concrete. For Volksbank, basically, we have a profile of 66, meaning that generally across the board, we think that Volksbank is in line or a bit stronger than the banking sector as a whole. If I focus on environmental aspects, we have good scores. Good scores mean in line with the industry. Strong would be marginally stronger, and leading would be best in class. The same on the downside, you would have lagging or weak scores, but none of them here. So basically, overall, we think Volksbank is comparable to the banking industry on the environmental side. The reason being, if I focus on greenhouse gases, for instance, that there we look at the exposures again. Could, for instance, look at the loan book and map it with our Trocos data to see the carbon intensity of the loan book. Generally, Volksbank is exposed to regionally to, on the corporate side, tourism, transportation, agriculture, but not so much to oil and gas, metal, chemicals, mining, which the broader banking industry would have exposures to. So we think generally exposures would be a bit less risky on the environmental side. On the other hand, the way those exposures are managed are progressing, but still in a relatively early stage. So Volksbank has started factoring ESG into lending practices for corporate books. That's roughly half of the loan book, so it's significant. Via tools in the credit assessment and now public policies, and has targets to ramp up its ESG and green lending.
So it's positive, but we compare that in our assessment to a set of peers. So it could be, you know, they're not public, so I cannot comment, but we have public assessment on ING or on Swedbank, for instance. So there in practice, we would look at exposures, compare them, and look at the policies and practices and compare them also to the industry and a set of close local and international peers. And then the conclusion is that we think, again, that Volksbank has a framework in place that is robust, but it's in the process of being implemented. So that gives this overall average assessment. Moving a bit faster, if we look on the social side, I could name the communities, which we think is an important element for Volksbank. It's core to its DNA. And the bank does a lot of work there to be active in the local community. I move a bit faster on the governance side. We think it's overall in line with the banking industry and with the local peers. And you have details in the report. I won't dwell too much into details, but we look at board composition, for instance, the diversity there, the code and values in place, and how they're implemented and monitored. And overall, we think this is comparable with the banking industry. Moving on to the other part of the assessment, which is preparedness. There we look, as said, much more longer term at how an entity identify, assess, and mitigate or capitalize on long-term risk and opportunities. And it's a much broader scope. It's not just focused on ESG, as said, it's all kind of opportunities and disruptions. So for banks, obviously, digitalization is a key element, but regulation is another one, customer changing habits. There are varied aspects there. And we assess all of those generally with, again, a discussion with a board member. And generally for Volksbank, again, in the interest of time, I remain quite high level. We think the bank has well identified those potential disruptions and opportunities. That includes ESG, but also digital disruption or changing customer habits. There are plans that are set, but again, here, same kind of comment on the fact that the action plans, so if we look on ESG, are in the process of being implemented. So that leads for us to a slightly lower score on the action plan part of the preparedness. But at the end of the day, we have an adequate score, which is the case for most ESG evaluations. We have 125 evaluations today. Around half of them have adequate scores. Very few have best in class and very few have very lagging ones. But in this regard, Volksbank is again in the average. Again, link to the report is here. You can read in more details to understand a bit better how we've assessed all of those factors. And you have my contact details as well. So if you have any question on the assessment for them or any other bank, feel free to get in touch. I'll be very happy to discuss it. I enclose a set of links. So you have the approach we have, the general approach for all sectors is a standalone commentary. We have a risk atlas, as said, to explain how we view different countries, different sectors. And we have a specific commentary to explain how we go about assessing financial service companies. So banks, but also asset managers, insurers, non-bank financial institutions. On top of that, we have a newsletter, which you can have a look at. There, it will show you all the scores we have, the number of entities we've assessed. Again, this is a growing part for banks, but we have new ones every month. And it's also disclosed what we are doing on the bond assessment side. There is one also for ESG and credit ratings. I'm sure Francesca can comment on that later on. And on top of this, we have a lot of research. Every month, again, we publish specific research on climate risk, on social aspects. I share a link here to our general outlook for 2022 on the key ESG aspects for us to watch. And before closing, I thought I would just give you a quick insight into how we do such an assessment for a bank, how the process looks like.
basically, this is generally, it's quite a long process. Again, it's quite similar to a rating in the way we do it, the time it takes, and kind of our analytical ambition in terms of quality. It takes generally around 12 weeks, could be a bit more, a bit less. It's a fairly long process, where we start by meeting the client, introducing the team and setting the time plan, agreeing on the meetings. And then we go home basically and do a preliminary analysis. And for that, we leverage on the data we have. We have a lot of data, in particular through the CSA questionnaires, which are filled by people we evaluate, but also by participants in the CSA assessment process. So that gives us a lot of data to look at, but it also helps us identify gaps. So we build a list of questions to discuss with the entities. It could be, you know, in practice, how do you use your ESG risk assessment tool? Can you share screenshots as to, for instance, how do you identify waste issues when you grant a loan? That's the kind of thing we will discuss through several meetings. And then we have another meeting with a board member again. There, you know, we'll discuss, for instance, the strategy, specific disruptions, the culture, how ESG has been embedded, how the board dynamics is, you know, how certain participants will drive the discussion. It depends very much on the entity, really. And then we finalize the analysis and we go to a committee. So if I'm the primary analyst, I would have a recommendation and we would vote with people from the banking team, from the sustainable finance team across the globe, and come to a conclusion. After that, we can come back to the client and present a draft report and the conclusion, where the client has the opportunity to revise if there is any mistake, obviously, or anything that shouldn't be in the report that's confidential. And then there's the decision to either keep it confidential or publish. And when it's published, it's live, so we monitor it if anything happens. We take a discussion and we take a committee if need be, if there would be a controversy. But again, here we think dialogue is always very important. So we always get in touch and discuss before doing any committee. And thank you very much. In the presentation, you'll see I have some appendix on the other evaluations we've made on banks. You have some examples on ING, for instance, or HSBC, if you're interested. And again, you have my contact details. If you have any question or want to chat, do get in touch. I'd be very happy to discuss. That was it for me. Thank you very much. Thank you. Thank you, Pierre-Vis. Grazie ovviamente anche a Paola, S&P Global Ratings in generale, per questa interessante presentazione. Ricordo a tutti che i materiali saranno disponibili sul sito del forum, riceverete come di consueto un'email a valle di questo webinar in cui vi informiamo che abbiamo caricato la videoregistrazione e appunto i materiali, le slide sul nostro sito. E ricordo anche che potete porre domande che poi noi rivolgeremo ai relatori e alle relatrici della tavola rotonda utilizzando la chat che trovate alla destra del player. Adesso passerei alla tavola rotonda, quindi invito sul palco virtuale i nostri relatori, Manuela Miorelli, responsabile innovazione e sostenibilità di Volksbank. Buongiorno. Buongiorno Manuela. Corrado Gaudenzi, Head of Long Term Sustainable Strategies presso Horizon Capital SGR. Buongiorno. Buongiorno Arianna, buongiorno a tutti. Buongiorno. E poi Francesca Sacchi, Credit Rating Analyst Financial Institutions presso S&P Global Ratings. Buongiorno, buongiorno Francesca. A tutti. Allora, avremo diciamo alcune domande che porrò a Manuela, a Corrado, dopodiché con Francesca avremo un dialogo conclusivo di questa tavola rotonda e a seguire porremo le domande che avremo ricevuto nel frattempo da tutti voi. Allora, partiamo quindi con Manuela. Siete appunto stati chiamati in causa nella relazione introduttiva di Pierre-Brice e ti chiederei se puoi raccontarci l'inizio di questa
vostra, diciamo, di questo vostro percorso rispetto alla sostenibilità, quindi da dove siete partiti e quali sono state le principali sfide e opportunità che avete incontrato? Bene, grazie. Allora, come siamo partiti, ma soprattutto quando siamo partiti, perché questo secondo me è molto importante. Allora, noi siamo partiti in giugno 2020, quando all'interno di una ristrutturazione all'interno della banca è stata creata Unità Innovazione e Sostenibilità in seguito a questa presa di decisione forte del management di introdurre la sostenibilità in maniera strategica e strutturata nel core business della banca. Perché dico strutturata? Allora, fortunatamente come banca è stato annunciato prima, banca retail, banca regionale, banca del territorio, quindi noi non siamo un big player. Alcuni temi della sostenibilità facevano già parte del nostro DNA fin dalla Costituzione, quindi erano già molto fortemente radicati nel nostro modo di essere, ma non erano mai stati approcciati in maniera strutturata e in maniera, diciamo, analitica con la necessaria consapevolezza di dove ci trovassimo. Quindi nel giugno 2020 è stata presa questa decisione strategica di creare un'unità che si dedicasse diciamo, portare la sostenibilità a 360 gradi all'interno di Volksbank, di collaborare alla stesura di un piano strategico di sostenibilità che è stato incluso come parte integrante del nostro piano industriale che, guarda un po', si chiama Sustainable 2023, quindi il chiaro commitment del top management è già dato dal titolo del nostro piano industriale. E quindi abbiamo detto bene, partiamo in questo modo. Prima si parlava di un approccio olistico alla materia e assolutamente proprio di questo si tratta, citava Paola all'inizio. Bene, 2020 si parte come banca retail e banca del territorio, come diciamo pro e contro dell'approccio alla materia. Pro perché? Perché come banca più piccolina forse siamo snelli, siamo più agili, è più facile approcciare determinate tematiche anche per la grandezza della nostra azienda. Sfide invece sono proprio la nostra interfaccia, i nostri clienti, i nostri stakeholder, che sono le PMI, sono le famiglie, quindi uno stakeholder che sicuramente non ha la preparazione che possono avere i grandi player o i grandi clienti o clienti delle banche più grandi di noi, e anche loro si stavano cominciando ad approcciare al tema della sostenibilità da un tempo sicuramente non molto più lungo del nostro. Quindi la sfida che cosa è stata? È stata quella di cominciare a parlare di sostenibilità con i nostri stakeholder in un linguaggio che risultasse comunque comprensibile. Nel senso che innanzitutto partendo dal primo stakeholder interno, dai collaboratori, il cominciare a parlare di sostenibilità in un modo comprensibile, forse anche a livello basic, non troppo complesso, non troppo di alto livello, è stata la scelta fondamentale per cominciare a seminare in tutti i singoli orticelli all'interno della banca le prime piantine della sostenibilità, in maniera piana, in maniera semplice, ma in maniera assolutamente trasversale a 360 gradi in tutto il business della banca come azienda stessa. Abbiamo poi cominciato a parlare di sostenibilità con i nostri clienti, con i nostri stakeholder, e anche lì abbiamo cominciato a farlo in un modo molto semplice, con dei webinar, con delle piccole informazioni, con delle pillole, senza affrontare temi troppo complessi per evitare appunto di perdere quello che è il nostro fondamentale, principale bene prezioso, che è il colloquio con la nostra clientela. Grazie mille Emanuela. Sì, siamo un po' stretti coi tempi perché abbiamo diverse domande per ciascun relatore. Adesso passerei a Corrado.
a cui chiederei di raccontarci dal punto di vista dell'investitore come vedete la sostenibilità delle banche. Allora, diciamo che le banche hanno avuto hanno un ruolo diciamo molto molto visibile nel contesto sociale, quindi si presentano con l'appuntamento della sostenibilità partendo da una posizione che storicamente non le vede molto avvantaggiate, perché diciamo così c'è sempre stata diciamo così cattiva stampa, no, dal punto di vista della licenza ad operare delle banche. Questo soprattutto noi lo abbiamo vissuto diciamo nella grande crisi finanziaria del 2008-2009, la crisi subprime. Lì abbiamo visto che c'è stato un minimo nel gradimento percepito della reputazione del sistema bancario in generale. Tutte le aziende hanno questo tema, diciamo così, di conquistarsi una licenza ad operare nel mondo sviluppato, e chiaramente il settore bancario si è approcciato a questo mondo in cui la sostenibilità è diventato un elemento fondamentale del discorso pubblico, della creazione dell'opinione pubblica, dovendo vincere appunto un vento contrario, no? Come si è evoluto? Direi che da un punto di vista diciamo così dell'impegno, del commitment da parte degli azionisti e del management, siamo su un percorso positivo. Noi abbiamo visto tante realtà del mondo bancario diventare estremamente sensibili ai temi della sostenibilità, sia di tipo ambientale che di tipo sociale, ma anche diciamo di governo societario, no? Quindi noi quello che vediamo è una progressiva presa di consapevolezza, che ovviamente avviene, diciamo, non in tutte le aziende che noi monitoriamo alla stessa velocità, però diciamo la tendenza che noi vediamo è molto positiva da questo punto di vista. Cioè il sistema bancario ha iniziato già da un po' di tempo a capire come può farsi carico del suo ruolo sociale, e in particolare lo vediamo sia nei confronti di come diciamo può gestire al meglio l'impatto ambientale che l'impatto sulle comunità, no? Questi sono i due grandi temi su cui il sistema bancario può diciamo incidere in maniera importante in funzione delle politiche del credito, in funzione delle politiche che svolge attivamente nei confronti delle comunità in cui opera. E diciamo quella che storicamente era diciamo così un'attività più che altro, se vogliamo, forme diciamo così di assistenza alla comunità a livello diciamo così di donazioni, per esempio, poi nel corso del tempo invece è evoluta, e attualmente vediamo che ci sono diciamo a realtà bancarie che si propongono con iniziative molto attive e che fanno intravedere che porteranno a un cambiamento, una trasformazione del modo di fare banca, proprio per tenere conto di questi aspetti e anche perché saranno fattori chiave di successo nella misura in cui sia diciamo la clientela sia i regolatori tenderanno ad avere sempre maggiore attenzione a come le banche si propongono rispetto a questi temi, no, dell'attenzione all'impatto ambientale e all'impatto sulle comunità. Per cui noi quello che stiamo vedendo in questo momento è un trend positivo che senza dubbio è molto più forte nei paesi diciamo della comunità europea, dove anche il regolatore è già molto più avanti nell'alzare l'asticella a cui il sistema bancario si deve adeguare, no? Lo abbiamo visto con la tassonomia ambientale, poi presto lo vedremo con la tassonomia sociale. Ci sono dei temi che cominciano ad essere diciamo molto pervasivi, c'è questo emergente dell'economia circolare su cui il sistema bancario dovrà accettare la sfida di interpretare anche qui un ruolo molto propositivo, perché il pubblico e il privato dovranno entrambi giocare un ruolo importante se vogliamo iniziare a chiudere il cerchio del nostro sviluppo basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Quindi
si vedono già i gemi di questa tendenza, per cui diciamo, in media diciamo che la nostra visione sul sistema bancario nei confronti della sostenibilità è una visione positiva, considerato da dove si partiva 10-15 anni fa. Oggi direi che il sistema bancario si è attrezzato per dare la risposta all'altezza delle sfide che il contesto gli pone. Grazie mille, ottimo. Passerei adesso di nuovo tornerei su Manuela Miorelli, a cui chiederei di illustrarci come è andata la relazione con gli analisti di S&P Global Ratings, cioè appunto nell'interfacciarvi con questa appunto agenzia, quali sono stati i benefici per voi in questo percorso di sostenibilità che illustravi prima, che cosa avete imparato nel confronto con loro? Prego. Grazie. Allora, innanzitutto direi perché sottoporsi a un ESG evaluation di questo genere quando si è appena cominciato un percorso? Allora, il perché è molto semplice. Non abbiamo cercato l'evaluation come un siamo bravi, non siamo bravi o quanto siamo bravi, quanto non siamo bravi, ma semplicemente per dire siamo sul percorso giusto e se sì, dove sono i gap che ancora non abbiamo visto, non abbiamo focalizzato. E questo è proprio stato il sunto della valutazione che Pierre Bryce aveva appena citato commentando la nostra preparedness. Quindi questo è il perché. Perché poi S&P Global e non un altro player, per esempio? La risposta a questo è stata data parzialmente da Paola inizialmente, nel senso di dire, attenzione, ci conoscono già, quindi tutto il discorso che facciamo sulla sostenibilità viene capito e inserito da chi già ci conosce, da chi sa valutare e pesare le nostre risposte in tal senso. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato il perché della scelta di S&P, oltre che la conoscenza è anche legata al livello di analisi, di granulometria di servizio che viene offerto. Abbiamo imparato tantissimo, perché il primo approccio è stato la CSA, questo assessment molto impattante, è stato accennato con un sorriso prima, ma vi assicuro è molto impattante come approccio per chi lo fa la prima volta, ma questo ci ha permesso di focalizzare su tutti i punti e, ripeto, sulla granulometria in cui avevamo approcciato un tema o non l'avevamo ancora approcciato. Questo però non basta, non è sufficiente a nostra valutazione, perché il grande valore aggiunto è stato poi discutere con gli analisti e con i nostri manager o titolari della tematica all'interno della banca, perché ovviamente essendo una valutazione olistica l'ESG evaluation è stata un lavoro corale che ha coinvolto veramente tante persone all'interno della banca. Quindi il colloquio, lo sparring non solo di un meeting, perché nella tabella c'era un meeting, ma il contatto con gli analisti è stato veramente intenso, è stato veramente di grande valore aggiunto per capire reciprocamente il significato della domanda, ma anche quello che noi avevamo portato come risposta. Quindi questo sparring continuativo è stato assolutamente d'arricchimento a livello diciamo di management per quanto riguarda il profile meeting. Un passo aggiuntivo è stato il preparedness meeting, quindi il coinvolgimento dei nostri executive, del board, del nostro presidente del consiglio d'amministrazione, che ha partecipato attivamente, molto attivamente, in quanto fortemente promotore della tematica della sostenibilità in banca, è stato utile per mettere a fattor comune la valutazione as is di quello che avevamo in casa, di come intendevamo metterlo in pratica nell'immediato futuro, ma come tutto ciò nelle intenzioni del board, nei piani strategici a medio lungo, avrebbe avuto ripercussione nel nostro futuro. Ci tengo a sottolineare che comunque tutti i feedback che abbiamo ricevuti sono stati utili a prescindere dal feedback in sé stesso, nel senso che anche in valutazione dei risultati della CSA, il lavoro che ha portato grande valore aggiunto per questo esercizio
collettivo che ha sicuramente innalzato il livello di consapevolezza all'interno della banca sulla tematica della sostenibilità. Sappiamo che in ogni azienda su qualsiasi tema c'è chi corre, c'è chi cammina al passo e c'è invece chi rallenta, ma questo esercizio comune è stato veramente utile per cercare di trovare un tempo comune a tutti quanti. Quindi anche il risultato riveniente dalla CSA o dai vari feedback è stato importante, perché alcuni temi possono anche non essere sentiti particolarmente all'interno dell'azienda, ma il fatto di discuterne e di dire no, noi per rimanere credibili, per rimanere fedeli al nostro essere, questa cosa la prendiamo come lesson learned, però in questo momento la parcheggiamo qua e la riprenderemo in un futuro, oppure questa cosa proprio non la faremo perché snaturerebbe il nostro modo di essere, è stato veramente di grande valore aggiunto. Grazie mille. Sì, direi molto, molto esaustiva come relazione. Adesso passerei a Corrado Gaudenzi, quindi vediamo un po' l'altra faccia della medaglia, a cui chiederei come voi valutate la sostenibilità delle banche e, per esempio, quali indicatori prendete maggiormente in considerazione, quali KPI ritenete prioritari appunto in questo tipo di analisi. Guarda, diciamo che il settore bancario ha, a nostro avviso, una più o meno un'equivalenza, qui mi ritrovo molto con lo schema che proponeva prima Pierre, cioè in media gli aspetti ambientali, gli aspetti sociali pesano circa nello stesso modo, anche nel modo con cui guardiamo alla materialità della sostenibilità in ambito bancario. Dal punto di vista ambientale, l'impatto maggiore che noi andiamo a ricercare non è tanto quello l'impatto diretto che una banca ha sul tema delle emissioni, anche se chiaramente le policy in questo senso e tutti gli sforzi che si fanno sono apprezzabili, ma chiaramente dove una banca può fare la differenza è nel modo con cui svolge la sua attività primaria. Quindi quello che si fa è andare a vedere il suo portafoglio di loans per vedere in quali settori è attualmente esposto, quindi l'intensità delle emissioni di gas serra delle varie industrie su cui il portafoglio di debito della banca di credito è esposto, e questo direi che è una parte molto importante della valutazione complessiva dei rischi, perché chiaramente su questo ci possono essere degli impatti materiali sull'evoluzione dei fondamentali di una banca. Quindi si va a vedere sicuramente questo aspetto, si va a vedere se ci sono programmi da parte della banca di modificare il proprio livello di esposizione a medio termine, e qui ci sono diverse iniziative che possono essere prese in considerazione. Per esempio, tra le tante c'è per esempio quella della Net Zero Initiative, a cui il sistema bancario ha iniziato ad aderire a livello internazionale, e che presuppone il fatto poi di darsi degli obiettivi proprio sul portafoglio dei crediti. Quindi questo è un primo elemento su cui si va a fare una valutazione. Questo KPI, questo Key Performance Indicator, è sicuramente quello che ha nel nostro sistema quasi un 40% di peso. Poi dal punto di vista sociale invece l'elemento forse più rilevante che noi analizziamo è la cura del capitale umano, perché riteniamo che sia proprio la qualità del capitale umano ad essere il valore più grande che può esprimere un'impresa come quella bancaria. E da questo punto di vista ci sono numerose metriche che possono essere utili per cercare di misurare come l'azienda si prende cura del proprio capitale umano, come lo coltiva, come lo mantiene o come lo fa evolvere. Ci sono i providers specializzati, ci mettono a disposizione una serie di metriche
molto importanti che vanno da diciamo così, che sono poi le informazioni che il sistema bancario in media rende disponibili, quindi riguardano i programmi di aggiornamento professionale del management, riguardano i programmi per la diversity, i programmi che tengono conto appunto dell'innovazione anche, che promuovono appunto la crescita professionale del proprio personale. Ma qui c'è un elemento anche molto importante che riguarda, come dire, non solo quello che le banche dicono in generale, le aziende raccontano di se stesse, ma in questo settore, insieme ad altri, diciamo, un elemento importante è capire cosa pensano le persone di quell'azienda, della propria azienda. E su questo noi abbiamo messo a punto un sistema di valutazione che si basa, diciamo così, sulle indagini di clima, che ci consente di valutare diciamo, in maniera abbastanza articolata cosa pensano, com'è, qual è lo stato dell'arte, diciamo, qual è lo stato, qual è la percezione, qual è il livello di ingaggio dei dipendenti nei confronti della mission aziendale. E riteniamo che questo sia un altro, diciamo, indicatore molto utile da unire a tutti gli altri che riguardano per esempio il tasso di turnover, il tasso di assenteismo, che sono sintomi sicuramente importanti di un certo livello di armonia nell'organizzazione aziendale. E li mettiamo quindi tutti insieme con pesi diversificati per avere appunto un punteggio di come le aziende bancarie gestiscono il proprio capitale umano. Questi sono i due aspetti più importanti. Poi chiaramente si valutano anche, come si valutano per tutte le altre aziende, i livelli, diciamo, la qualità della governance, quindi diciamo la composizione del board, anche qui il fatto che ci sia una rappresentanza anche, diciamo, anche qui, diciamo, come viene gestito il tema della diversity, e poi, diciamo, il tema di come viene gestita anche la fedeltà fiscale, quindi diciamo tutti questi aspetti che possono, diciamo così, fare la differenza soprattutto nei rapporti tra un istituto bancario e i regolatori a livello internazionale. Perfetto, grazie mille Corrado, e passiamo all'ultima domanda per Manuela. Poi ricordo che c'è anche la possibilità di porre domande alle relatrici e ai relatori successivamente alla tavola rotonda, quindi invito chi ci sta seguendo a inserire i propri quesiti nella chat che trovate alla destra del player. Ecco, Manuela, chiederei di raccontarci quali sono i vostri progetti futuri, quindi i prossimi passi per rafforzare quello che avete già intrapreso a livello di sostenibilità, per insomma proseguire in questo percorso. Grazie. Grazie. Ma, citavo prima, c'è chi corre, chi tiene il tempo e chi rallenta. Da noi sicuramente la dichiarazione crediti conta tra quelli che corrono. Infatti già prima del giugno 2020 aveva redatto un ESG credit framework, in linea ovviamente con la tassonomia, per passare da una logica di attività che non finanziamo, quindi che non vogliamo, le attività classiche, diciamo, le classiche per questa esclusione come gioco d'azzardo, armi e quant'altro, a una logica di dire quali sono le attività invece che sosteniamo, che vogliamo far crescere proprio nell'ottica della sostenibilità. Dopo questo passo è stato utilizzato l'anno scorso per sviluppare un ESG Evaluation Tool che veniva citato prima da Pierre Bryce, per misurare nella concessione del credito un grado di sostenibilità non solo delle aziende, quindi non solo una misurazione a livello aziendale, ma delle aziende e dei progetti che dovevano essere finanziati. Come l'abbiamo fatto? Allora, è servito questo anno per sviluppare, con ovviamente aiuto di terzi, questo strumento proprietario che da gennaio di quest'anno è in utilizzo presso la nostra rete commerciale per la clientela corporate, quindi la clientela un po' più importante. Ricordo che siamo una banca retail, quindi per noi i corporate sono comunque delle realtà abbastanza piccoline. Allora,
Come funziona questo strumento che da gennaio viene utilizzato e siamo curiosissimi di vedere come rollout, che cosa ci porterà come ritorno? Allora, per quanto riguarda la valutazione dell'azienda, citavo all'inizio la necessità di parlare una lingua a livello dello stakeholder, quindi una lingua facile. Abbiamo identificato 5 KPI per singolo pilastro ESG e valutiamo con questi 5 KPIs, con questo strumento che è praticamente uno strumento a risposta multipla, a risposta chiusa, con la possibilità di allegare della documentazione, valutiamo l'approccio dell'azienda ai 3 pilastri della sostenibilità. Per le aziende particolarmente virtuose che hanno cominciato magari già prima questo percorso, abbiamo poi un set di una ventina di fattori correttivi al rialzo che approfondiscono verticalmente la tematica relativa. Questo primo score, diciamo, di valutazione aziendale viene sommato poi alla valutazione di progetto, che in questo momento si limita alla parte environmental, fortemente ovviamente legato alla tassonomia, e anche qui abbiamo ulteriori 5 KPIs legati a quello che è la rispondenza del progetto a quanto previsto dalla tassonomia. Il tutto dà una valutazione, uno score complessivo, che noi valutiamo in maniera molto, molto dinamica, nel senso che siamo assolutamente consapevoli che, come per noi, anche per i nostri clienti, la sostenibilità non è un tasto on-off, ma è un percorso che può essere cominciato da adesso, da tempo, o deve ancora cominciare. Quindi per noi, con questa misurazione, è importante capire come il cliente si posizioni in questo percorso. Quanto noi come banca stiamo dando fortemente il segnale di come ci vogliamo posizionare in prima persona, anche mettendoci la faccia e rendendo pubblica la nostra valutazione che abbiamo fatto con S&P, dicendo: noi lo facciamo per primi e lo chiediamo a voi in seconda battuta. Quindi, come state approcciando il processo di transizione verso un business più sostenibile? E questo, diciamo, è il lavoro, un esempio di lavoro molto interessante, molto grande, che stiamo approcciando quest'anno, per poi valutare anche la scalabilità del tutto. Grazie mille, molto utile entrare appunto nel concreto di come intendete procedere. Allora, passerei a Corrado per l'ultima domanda anche per te, poi appunto ricordo che ci sarà la possibilità di approfondire ulteriori temi durante il dibattito. Ecco, ti chiederei se ci puoi illustrare quali sono le principali criticità che riscontrate nel vostro lavoro di valutazione e di analisi della sostenibilità delle banche. In generale, il problema che si affronta quando, come nel nostro caso, noi abbiamo cercato di costruire un nostro framework proprietario per l'analisi di sostenibilità, è il fatto di avere accesso a una serie di informazioni che noi riteniamo materiali, quindi molto rilevanti. Diciamo che da questo punto di vista il sistema bancario è molto, molto abbastanza omogeneo da questo punto di vista, nel senso che tutto quello che il regolatore chiede, chiaramente il sistema lo produce. Ci sono una serie di informazioni che per noi possono fare la differenza, e queste, diciamo, riguardano più che altro quelle che anche adesso Manuela citava come possibili opportunità di crescita, cioè non solo quello che le banche decidono di non fare più, quindi non finanziare certi business perché sono critici, ma quello che fanno su quello che finanziano, per esempio, in termini di attività che possono rappresentare degli obiettivi di crescita sostenibile. Questo è un altro elemento, diciamo, del nostro framework, che ha un ruolo sempre più importante, perché noi la sostenibilità all'interno del nostro processo di investimento entra in due modi. Cioè, da un lato cerchiamo di
individuare quali sono le possibili fonti di rischio, cioè cosa potrebbe andare male per un'azienda, quindi andare a vedere quali sono le criticità che il business bancario può incontrare per effetti negativi che possono derivare dall'azione del regolatore o per un mutamento della percezione, diciamo, da parte del consumatore, in questo caso il cliente retail o il cliente corporate. Dall'altro lato abbiamo invece delle misure di sostenibilità che ci danno una stima di quanto può essere la crescita del business dell'azienda bancaria. E da questo punto di vista ci sono degli elementi che secondo noi possono essere premianti e riguardano, diciamo, quelle attività che sono più allineate all'agenda 2030. E quindi il fatto di poter intercettare nel breakdown dei ricavi della banca e anche nei target di crescita che la banca si dà per il futuro, l'allineamento ad alcuni di questi obiettivi può fare la differenza. E qui, diciamo, su questo fronte il panorama è più variegato, cioè è meno omogeneo, mentre da un punto di vista regolamentare tutti ci forniscono direttamente o tramite provider tutto il set informativo che serve. Dal punto di vista delle opportunità di crescita, diciamo, si vede proprio la differenza fra istituti bancari che hanno fatto della sostenibilità un motore di crescita attesa di propria profittabilità futura, che delineano in maniera molto chiara ed esplicita quali sono le linee su cui intendono muoversi e quindi si danno dei target ben specifici, rispetto a chi invece magari è ancora in una fase di elaborazione, no? Perché, diciamo, il ritmo di adeguamento di integrazione, più che di adeguamento, di integrazione dei fattori di sostenibilità nei business aziendali non è allo stesso livello in tutte le aziende, no? Diciamo che ci sono gli early adopter che hanno già digerito il fatto che la sostenibilità va gestita e sono già nella fase di come sfruttarla al meglio per la crescita, e ci sono chiaramente, diciamo, gli operatori che arrivano diciamo al traino, che sono invece ancora su un percorso diciamo che si preoccupano molto di più, diciamo, degli aspetti di gestione del rischio, sono ancora meno focalizzati sul sfruttamento di possibili opportunità di crescita. Però diciamo che quello che sta venendo avanti nel mondo, diciamo, della sostenibilità e tutte le iniziative che ci sono a livello, diciamo, degli investitori stanno spingendo fortemente i vertici delle banche ad intraprendere questo percorso anche verso il tema della crescita sostenibile. Quindi noi vediamo, diciamo, un ritmo di cambiamento nel modo con cui le aziende bancarie ci danno visibilità su come intendono sfruttare la sostenibilità ai fini della crescita. Lo vediamo, diciamo, con questo ritmo sempre ad una velocità molto forte. Perfetto, bene, un po' di buone notizie, grazie mille. E allora passerei, come anticipavo adesso, a una sorta di intervista con Francesca Sacchi, Credit Rating Analyst Financial Institutions di S&P Global Ratings, a cui devo chiedere proprio uno sforzo di concisione nelle risposte, perché siamo un po' in ritardo, abbiamo avuto tanti contenuti, tanti relatori e relatrici. E allora partiamo subito con la prima domanda. Francesca, puoi raccontarci, descriverci quali sono, dal vostro punto di vista, i più recenti sviluppi che avete notato nel mondo bancario rispetto a come le banche affrontano i temi ESG, i temi della sostenibilità? Certo, ma allora direi innanzitutto che gli interventi di stamattina non fanno altro che confermare un quadro che ci risultava già abbastanza chiaro, ossia che gli investitori e aggiungerei anche le autorità regolamentari stanno sicuramente dando sempre più attenzione a queste tematiche ESG, e questo abbiamo visto ha fatto compiere, come poi di fatto ha spiegato anche Manuela Miorelli stamattina, ha fatto compiere alle banche dei progressi importanti
importanti nel cercare di analizzare questi rischi non esclusivamente da un punto di vista reputazionale, ma come dei veri e propri rischi finanziari. E oserei dire che dal nostro punto di vista questo è particolarmente evidente quando si parla di rischi ambientali e climatici, e specialmente in Europa, come diceva tra l'altro prima Corrado, dove effettivamente l'impegno politico nell'affrontare tematiche ambientali è sicuramente aumentato in questi ultimi anni, le autorità di vigilanza sono sempre più esigenti nel richiedere alle banche una maggiore incorporazione di questi rischi, questi fattori climatici ambientali nella gestione dei rischi, e stanno iniziando a considerarli anche come fattori nella loro attività di supervisione. Infatti nel corso del 2021 sappiamo che le banche europee hanno dovuto fare degli sforzi notevoli nel fare delle autovalutazioni per determinare il loro allineamento alle guidance che la BCE aveva pubblicato nel novembre 2020, in cui richiedeva alle banche di integrare rischi ambientali e climatici nelle loro pratiche di risk management e nella strategia di lungo periodo. È un esercizio questo propedeutico allo stress test che la BCE condurrà quest'anno sul rischio climatico, e ci terrei a sottolineare che non è, l'obiettivo non è quello di aumentare eventualmente requisiti patrimoniali delle banche, ma sicuramente potrebbero esserci, nel caso di identificazione di eventuali carenze nella governance di questi rischi, la possibilità da parte di BCE di chiedere degli add-on nei requisiti del secondo pilastro, così come già di fatto fa quando nota, diciamo, delle problematiche legate alla governance o rischi di litigation. Nel complesso, dal nostro punto di vista, sono esercizi chiaramente preliminari con dei limiti, tra cui quello della disponibilità dei dati, ma sono senza dubbio esercizi molto interessanti perché danno la possibilità di accedere a una serie di informazioni che servono poi nelle analisi degli investitori e anche direi delle agenzie di rating per cercare di capire quali potrebbero essere gli impatti di questi rischi nei bilanci delle banche, e quindi possono permetterci eventualmente di differenziare tra banche nell'analisi dei rating, direi di credito e non di credito. Grazie mille. Ecco, appunto, hai toccato il tema dei rating di credito, e volevo proprio chiederti se potevi citare quali sono per voi i fattori ESG più importanti nell'analisi del rating di credito delle banche. Vedevamo prima della presentazione di Pierre Viss che appunto c'è un'area di intersezione tra l'analisi ESG e l'analisi del rating di credito. Ecco, quali sono gli elementi principali a cui guardate? Allora, direi che nel complesso abbiamo visto che i fattori ESG hanno un'influenza abbastanza limitata quando parliamo di rating di credito, e sottolineo di credito, quindi non, diciamo, rating ESG. E questo perché le banche nel complesso hanno comunque un modello di business molto diversificato, e perché si tratta di un settore tra l'altro anche altamente regolamentato. Come diceva Paola stamattina, tra le varie iniziative che abbiamo lanciato, diciamo, in questi ultimi mesi, quella più interessante riguarda gli ESG Credit Indicators. Si tratta in sostanza di indicatori alfanumerici che abbiamo abbinato ai rating di tutte le entità che ratiamo, incluse le banche. Sono tre indicatori, uno per environmental, uno per social e uno per governance, con una scala che va da 1 a 5, e servono per far capire se e in che modo i fattori ESG hanno una rilevanza materiale nella nostra analisi di rating di credito. A gennaio abbiamo tra l'altro pubblicato questi ESG Credit Indicator per tutte le banche che ratiamo a livello globale, e questo esercizio ci ha portato a delle conclusioni interessanti. Innanzitutto i fattori di governance sono quelli sicuramente più rilevanti nella nostra analisi di rating di credito. Abbiamo visto che circa il 22% delle banche che ratiamo a livello globale hanno un indicatore di governance negativo, e questo è determinato
dal fatto che ci sono situazioni magari di trasparenza opaca nella struttura azionaria oppure nel reporting, ed è un caso particolarmente importante in paesi emergenti dove anche magari il quadro regolamentare è meno sviluppato e meno trasparente rispetto magari ai paesi sviluppati. Detto questo, abbiamo comunque anche segnato anche degli score negativi sulla governance a banche in paesi sviluppati, semplicemente perché si sono evidenziati casi di riciclaggio, money laundering oppure controversie, diciamo, legate alla governance. Per quanto riguarda i fattori sociali, questi tendenzialmente hanno un impatto neutrale nei rating di credito. Solo nel 5% delle banche che ratiamo l'indicator è, diciamo, positivo, e si tratta di banche, ad esempio, controllate dallo Stato, che hanno chiaramente un mandato, una missione pubblica finalizzata magari a rafforzare lo sviluppo economico di alcune aree geografiche meno sviluppate, con impatti quindi positivi per la popolazione. E solo il 2% delle banche a livello globale ha un indicatore di social negativo legato magari a problemi di mis-selling, come diceva prima Pier Brice, oppure violazione di dati sulla privacy, con conseguenze chiaramente importanti a livello reputazionale. Infine, per quanto riguarda i fattori ambientali, è abbastanza evidente che rispetto al settore corporate, nel mondo bancario questi temi, quando analizzati dal punto di vista del rischio di credito, hanno un impatto per il momento ancora limitato. Infatti, nel complesso, le azioni dirette legate a fattori ambientali e climatici sulle banche è ancora molto ridotto rispetto al mondo corporate. Detto questo, riteniamo che questi fattori avranno un'importanza sempre maggiore, non solo perché vediamo purtroppo che la frequenza e la violenza di catastrofi naturali legate al rischio climatico sta aumentando, ma anche perché di fatto questo crescente sforzo da parte delle autorità nel ridurre le emissioni di CO2, ad esempio, possono avere impatti importanti su alcuni settori che sono quelli magari a cui alcune banche in particolare sono esposte. Certo, grazie mille. Sì, naturalmente più indiretto, però arriva anche al settore finanziario l'impatto. Grazie. Allora, chiamerei adesso sul palco virtuale tutte le relatrici e i relatori di questa tavola rotonda. Facciamo una rapida sessione di Q&A, abbiamo raccolto un paio di domande e così cerchiamo di concludere puntuali, come cerchiamo in genere di fare sempre. Allora, partiamo da Manuela. Allora, avevo una domanda che riguardava la disponibilità di dati ESG dalle imprese, in particolare dalle PMI. Sappiamo che è una criticità spesso rilevata dagli investitori e anche dalle banche. In parte hai già risposto, però se vuoi aggiungere qualcosa. E inserisco anche un'altra domanda, questa potrebbe essere anche per Corrado, se vuole dirci qualcosa. Intanto la leggo per come l'abbiamo ricevuta. E cioè, prevedete meccanismi premiali per le imprese particolarmente virtuose dal punto di vista della sostenibilità? Vengono citati sustainability linked loan e poi viene chiesto se si prevede l'utilizzo di green social sustainability bond per finanziare il percorso di sostenibilità della banca. Ripeto, magari Corrado puoi rispondere anche tu dal vostro osservatorio, cioè come vedete muoversi le banche rispetto a questi strumenti specificatamente pensati per progetti di sostenibilità. Prego, Manuela. Grazie. Allora, sì, parzialmente risposta, perché la nostra scelta di sviluppare un tool proprietario piuttosto che avvalerci di uno strumento preconfezionato di indubbia qualità e sicuramente con molto meno effort da parte nostra per valutare i nostri clienti è stato anche dettato dalla tipologia dei nostri stakeholder. Sono PMI e i dati non sono sempre disponibilissimi o quantomeno non puntuali, come
possa esserlo il colloquio one-to-one con il cliente. Quindi abbiamo intrapreso questo percorso che sicuramente è più impegnativo, ma tra il resto il colloquio con il cliente è sempre stato il nostro fiore all'occhiello. Noi siamo la banca, noi siamo la Volksbank, la banca del popolo, la banca delle persone, e ci teniamo veramente a sottolinearlo. Per noi parlare, per avere questa consapevolezza comune della tematica e per discutere one-to-one, faccia a faccia con i nostri clienti su questa tematica è fondamentale. Quindi la risposta alla mancanza dati è sì, ne parliamo. Se i dati alla fine mancano perché anche il cliente non li ha a disposizione, ripeto, la nostra valutazione non si basa su un sì, no, bene, male, ma dove sei nel tuo percorso, e quindi anche su questo si può diciamo fare a meno. Certo, in ottica prospettica. Ecco, Corrado, non so se tu puoi rispondere in parte a questa richiesta invece di così, informazioni sull'utilizzo di sustainability linked loan oppure green social sustainability bond appunto nel settore bancario. Diciamo che questi strumenti sono molto importanti. Sono importanti per noi per due ragioni. Da un lato, quando valutiamo come un'azienda bancaria gestisce il suo impatto, il suo book, diciamo, sull'ambiente, quindi il fatto di emettere questo tipo di strumenti ci dice già qualcosa a livello di commitment, cioè quanto è sentita molto forte questo tema, ed è un fatto anche di trasparenza, perché questo tipo di emissioni hanno delle caratteristiche molto particolari che appunto devono mettere in evidenza i specifici progetti che poi verranno finanziati, e su questo poi c'è una rendicontazione annuale, c'è una second party opinion, e quindi è molto... C'è una forma di trasparenza è la maggior forma di trasparenza che un istituto bancario può fare nel modo con cui concede il credito e tiene conto degli aspetti ambientali. Poi c'è un altro aspetto che per noi è altrettanto importante, è che è la possibilità di offrire a nostra volta ai nostri clienti dei prodotti cosiddetti ad impatto, quelli che nell'ambito della Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, vanno classificati sotto il cosiddetto articolo 9, no? Dove noi dobbiamo investire esclusivamente appunto in strumenti su cui è possibile misurare un impatto preciso. E quindi il fatto che cresca questo mercato, che sta già crescendo a dei ritmi molto importanti, è un vantaggio enorme per poter fornire ai nostri investitori, che sono maggiormente sensibili alle tematiche ambientali, vogliono poter misurare non solo il ritorno finanziario ma anche il ritorno ambientale e o sociale, fornire questi strumenti che investono in strumenti che hanno queste caratteristiche, perché poi in sede di rendicontazione questa cosa chiaramente ha un valore aggiunto notevole, no? Certo, ci sono dei requisiti sicuramente più stringenti e maggiori informazioni che vengono divulgate agli investitori con questo tipo di prodotti. Grazie. Ecco, adesso per concludere chiederei a Francesca, c'è una domanda per te abbastanza tecnica, cioè appunto qualcuno che ci ha seguito chiedeva se tenete in considerazione anche le emissioni di Scope 3, nella vostra analisi dell'aspetto appunto ambientale delle banche. In parte ha già risposto Pierre Brice nella sua presentazione rispetto alle emissioni finanziate, però appunto se vuoi puoi dettagliare maggiormente, e poi se vuoi fare un commento conclusivo rispetto ai temi emersi. Ecco, grazie. Ma allora la risposta è assolutamente sì, e anzi direi che è particolarmente poi rilevante quando si fanno analisi sulle banche. E tra l'altro la risposta è affermativa sia quando si parla di ESG evaluation, sia quando si parla di ESG nei credit rating. Questo diciamo abbastanza evidente, l'ha detto Pierre Brice all'inizio, l'ha poi tra l'altro ribadito anche Corrado durante uno dei suoi interventi. Per le banche gli aspetti ambientali sono più significativi quando si va a delineare quelli che sono diciamo gli impatti indiretti,
E quindi qui entra in gioco proprio l'analisi, diciamo, dello scope 3, di dati relativi a scope 3, che purtroppo direi al momento sono abbastanza ridotti, specialmente, come diceva Manuela, per piccole e medie imprese. Però anche di fatto gli sforzi regolamentari di cui parlavo prima stanno proprio rivolgendosi a questo tipo di impatto indiretto, perché le banche hanno sicuramente un ruolo determinante nell'essere, diciamo, player in questa transizione ecologica. Si vanno a valutare sia diciamo le attività di lending, quindi di impiego, sia gli investimenti, e quindi poi entra in gioco un po', diciamo, quello che diceva anche Corrado. Ripeto, è la cosa sicuramente più importante, più complessa da gestire, da analizzare, ma riteniamo che gli sforzi che anche i regolatori stanno facendo, EBA, anche BCE, nel cercare di migliorare la disclosure di queste informazioni, sicuramente ci farà compiere alle banche, quindi anche poi per gli analisti, dei progressi importanti in questa direzione. Perfetto, sì, grazie. Ecco, siamo stati bravissimi, nonostante la numerosità dei relatori e relatrici, arriviamo in tempo. Come conclusione, appunto, sottolineo anch'io questa rilevanza del ruolo delle banche per incidere nell'economia reale. Spesso nell'ambito SRI si discute, come dire, della dicotomia: da un lato decarbonizzazione dei portafogli, dall'altro decarbonizzazione dell'economia reale. Questo in parte anche come critica per alcuni approcci che appunto decarbonizzano il portafoglio, ma poi magari non c'è un impatto sull'economia reale, no? Quindi invece, agendo sulle banche, è più facile poi coinvolgere le imprese nel percorso di decarbonizzazione e di transizione verso un modello chiaramente socio-economico sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia sociale di governance. Quindi, ecco, ci sembra particolarmente importante il lavoro che fate su questo segmento del sistema finanziario, che appunto consente di agire, di intervenire, di cambiare l'economia reale. Allora, vi ringrazio tutte e tutti, ringrazio naturalmente chi ci ha seguito, ricordo che sul sito del forum saranno disponibili tutti i materiali, quindi sia la videoregistrazione sia le slide, e ci vediamo presto al prossimo webinar. Ciao, buona giornata a tutti.